Sono qui in Piazza Matteotti, angolo via Rosa Luxemburg. Qui attorno abbiamo il più grande complesso di edilizia popolare della cosiddetta Vienna Rossa degli anni 20. Qui in piazza, il 12 febbraio 1934, verso l'una si sono riuniti circa 150 militanti di sinistra, socialisti e anche comunisti, preparati a difendere questa roccaforte del movimento operaio contro la polizia, l'esercito e truppe paramilitari fasciste, che avevano l'obiettivo di distruggere la socialdemocrazia e i sindacati. Quel giorno, poche ore prima, a Linz, una città industriale, la sezione locale della socialdemocrazia ha deciso di non accettare più delle provocazioni fasciste come arresti o perquisizioni delle case del popolo. Il giorno prima il governo di destra aveva annunciato di concludere il suo lavoro, vuol dire di distruggere il movimento operaio. I dirigenti della socialdemocrazia però continuavano ad attendere e chiamavano i settori radicali del partito di non farsi provocare. Ma la sinistra del movimento non era più preparato ad aspettare. Così il 12 febbraio cominciano a Linz e poi in altre città industriali le prime battaglie per difendere le organizzazioni del movimento operaio contro la volontà dell'esecutivo del partito. Poco dopo comincia la lotta armata anche a Vienna. È una lotta completamente spontanea e non coordinata contro la totale presa del potere dell'austrofascismo. Questa lotta durerà 4-5 giorni finché il fascismo riesce a schiacciare il movimento operaio con centinaia di morti, feriti, tantissimi socialisti vengono imprigionati e più di 3.000 militanti riparano e vanno in esilio. 5 compagni che giocano un ruolo decisivo come dirigenti in queste battaglie vanno giustiziate in una maniera bestiale dal boia. Ma cominciamo dall'inizio, perché il 12 febbraio 1934 è soltanto l'ultimo capitolo di una storia di rivoluzione e contrarivoluzione che durava quasi 17 anni. Non è per caso che questo processo ha il suo inizio nel 1917. È la notizia della rivoluzione russa che scatena un'onda di proteste di massa contro la fame e per la pace. Sono proteste spontanee dal basso. I dirigenti della socialdemocrazia e del sindacato perseguirono una politica di tregua con il governo e si rifiutano di organizzare delle proteste contro i salari bassi e la fame. In questi anni della guerra, la socialdemocrazia va integrato sempre di più nell'amministrazione della società e della povertà. Riceve soldi pubblici per aiutare i poveri, specialmente le famiglie con bambini. Comunque, la vittoria della rivoluzione russa cambia tutta la situazione. La gente vede per la prima volta una prospettiva di finire questa guerra. E c'è una enorme solidarietà con i fratelli e le sorelle russi. E in questi mesi spesso si sente lo slogan «Parliamo con i nostri signori» in russo. In questo contesto, un piccolo gruppo di giovani socialisti che aveva già dei contatti con i bolscevichi e anche con Lenin in Svizzera, comincia a prepararsi per una situazione rivoluzionaria in Austria. Questo gruppo, che si chiama Radicali di Sinistra,
è stato formato nel 1917 e un anno dopo era vicino a prendere la maggioranza nei giovani socialisti a Vienna. Solo con misure burocratiche e espulsioni la socialdemocrazia riesce a fermare questo processo di radicalizzazione nella sua organizzazione giovanile. Però questi radicali di sinistra continuano il loro lavoro, costruiscono un legame forte con una rete illegale di rappresentanti sindacali nell'industria bellica, in fabbriche metalmeccaniche, e insieme questi due gruppi decidono di preparare uno sciopero generale e di armare la classe operaia con l'idea di organizzarsi secondo l'esempio dei soviet in Russia. Nel gennaio 1918 scoppia uno sciopero di massa, però spontaneamente, perché il governo aveva di nuovo dimezzato la razione di farina. Sono le donne che cominciano questa protesta, ma subito ci sono anche i radicali di sinistra che aiutano ad organizzare lo sciopero, di creare dei consigli operai, la versione austriaca dei soviet, e di diffondere lo sciopero in altre città, fino a Berlino, dove inizia uno sciopero di massa pochi giorni dopo. Si può dire che questo sciopero di gennaio è l'inizio della rivoluzione austriaca. Lo sciopero non dà risultati concreti, non migliora le condizioni di vita, ma questo è soltanto colpa della socialdemocrazia che stava in una stretta cooperazione con il governo e aveva solo l'obiettivo di fermare queste proteste. L'unico risultato era che i consigli operai diventano una struttura ufficiale del movimento operaia in Austria. E proprio questa nuova generazione della classe operaia, particolarmente donne e giovani che lavorano nell'industria bellica, che diventano l'avanguardia di queste lotte. Non hanno delle tradizioni sindacali, ma sono pieno di entusiasmo per la prospettiva di una rivoluzione come in Russia. Ma manca un'organizzazione rivoluzionaria come in Russia, che ha una prospettiva chiara, come avanzare le lotte, che ha un programma per affrontare la questione nazionale in Austria e che ha un'idea chiara come abbattere il capitalismo. I radicali di sinistra, che erano al massimo 150 giovani e operai, non possono giocare questo ruolo perché manca l'esperienza, ma specialmente la chiarezza politica e il radicamento nelle masse. Questo lo rende più facile per il Partito Socialdemocratico, che già prima della guerra era stato un partito di massa, di mettersi sulla testa del movimento dei consigli operai. Le lotte di massa però hanno un profondo effetto sulla socialdemocrazia stessa. Sotto la pressione del basso, la sinistra austromarxista assume per la prima volta la direzione del partito. La politica del cosiddetto austromarxismo è una combinazione fra una retorica molto radicale e una pratica riformista gradualista. Esiste una chiara divisione del lavoro in questo partito. La sinistra è responsabile per dirigere il partito, per integrare le masse operaie, e la destra del partito si dedica alle trattative con i partiti borghesi per trasformare il sistema politico. La prospettiva della socialdemocrazia in questo periodo non è la rivoluzione, ma la riforma dell'impero austro-ungherese. Ma i processi rivoluzionari alla fine della guerra costruiscono una nuova realtà. Migliaia di soldati, specialmente di origine slava, desertano perché sono stanchi della guerra e l'esercito imperiale collassa entro pochi giorni. E di questo impero rimane soltanto più la parte dove abita la popolazione di lingua tedesca.
In questi giorni, nell'ottobre e novembre del 1918, Vienna, un idrocefalo di un impero che non esiste più, è luogo di una nuova onda di manifestazioni di massa e scioperi dove gli operai e i soldati giocano un ruolo decisivo. Esplode la rabbia contro il vecchio regime e nella capitale cadono tutti i simboli dell'impero. Soltanto quando comincia la rivoluzione, la socialdemocrazia cerca di cavalcare questa tigre. In questa situazione, la borghesia ha bisogno della socialdemocrazia. Capisce che deve fare delle concessioni ampie, come la Repubblica, il diritto di voto alle donne, tutte riforme che hanno combattuto per decenni. Si deve capire che dopo la sconfitta della rivoluzione del 1848 a Vienna, la borghesia austriaca era sempre molto timorosa ed era molto legato alla burocrazia imperiale, all'aristocrazia e alla Chiesa cattolica. Tutto questo era dovuto allo sviluppo ritardato del capitalismo austriaco. In questa rivoluzione, dopo il collasso dell'esercito imperiale, si crea anche un nuovo esercito che si chiama la Difesa Popolare e che ha forti elementi democratici. I consigli dei soldati e la cosiddetta Guardia Rossa hanno una grande influenza in queste truppe e la maggioranza dei responsabili sono socialdemocratici o persino comunisti. Ma non soltanto riforme democratiche sono il risultato di questo movimento rivoluzionario. Gli operai conquistano una serie di riforme sociali. Ancora prima della proclamazione della Repubblica viene formato il Partito Comunista all'inizio del novembre 1918. Ma questo partito non riesce mai ad approfittare dalle contraddizioni della socialdemocrazia. I fondatori di questo partito comunista non sono quei compagni dei radicali di sinistra che organizzavano lo sciopero di massa a gennaio, ma un gruppo di intellettuali piccolo borghesi. E questo giovane partito, che non aveva mai un radicamento nelle fabbriche, rimane una setta ultrasinistra fino al 1934. Però il movimento operaio si radicalizza lo stesso, perché a Budapest e a Monaco si vede la formazione di repubbliche dei consigli come in Russia. E migliaia di veterani di guerra che tornano dalla Russia sono pieni di entusiasmo per la rivoluzione socialista. Anche in Austria esiste un forte movimento di consigli operai che controllano la vita sociale nella capitale e nelle città industriali, dove combattono il mercato nero, dove distribuiscono case, prodotti alimentari e tutte le riforme della socialdemocrazia, che gioca un ruolo molto importante nel nuovo governo della Repubblica, vanno viste dalle masse soltanto come primi passi verso il socialismo. E sono proprio gli austromarxisti che promettevano la trasformazione socialista entro i prossimi mesi. Dicevano che hanno lo stesso obiettivo come i bolscevichi in Russia, ma promettevano una via democratica verso il socialismo, senza violenza, senza gli orrori della guerra civile. L'idea di Otto Bauer, il massimo teorico dell'austromarxismo, era di raccogliere 50% più un voto alle elezioni nazionali per poi cominciare la trasformazione socialista. Infatti la socialdemocrazia diventa il partito più grande nel Parlamento con più di 40% dei voti. Ma la strategia elettoralista degli austromarxisti fallisce già dopo pochi mesi, quando le forze della borghesia si erano ristabiliti
dallo shock della prima fase della rivoluzione. E appena possibile, i borghesi cominciavano a rompere la coalizione con la socialdemocrazia e di andare in controattacco. Allora in poi la socialdemocrazia era in opposizione ed era costretta a ritirarsi a Vienna, dove aveva la sua roccaforte, perché nella capitale aveva vinto le elezioni regionali con una maggioranza assoluta. E così c'era la base per iniziare un progetto di riforme sociali molto straordinario. La strategia della socialdemocrazia è di dare un esempio come il socialismo migliorerebbe le condizioni di vita delle masse e di dare vita a un uomo nuovo attraverso le attività politiche, sociali, culturali e sportivi nelle organizzazioni socialdemocratiche che diventano proprie organizzazioni di massa. Per esempio, i giovani socialisti, che avevano più o meno 17.000 militanti in tutto l'impero austriaco davanti alla guerra, nel 1918 erano soltanto più 8.000, però 7 anni dopo erano cresciuti e avevano 38.000 militanti. Le tracce di questo progetto di riforme a Vienna hanno stampato la vita sociale nella capitale fino ad oggi. E questo in mezzo alla crisi economica del dopoguerra, che la Vienna Rossa cominciava a realizzare un piano di edilizia popolare con 65.000 case comunali, con enormi investimenti per costruire asili, piscine, parchi, per riformare tutto il sistema educativo. E tutto questo viene finanziato con le tasse sui ricchi. Si può immaginare che la borghesia voleva abolire tutto questo che chiamava macerie rivoluzionaria, e già dal 1920 la borghesia iniziava una controoffensiva reazionaria di tutte le forze politiche della borghesia: democristiani, fascisti, proto-nazisti, contro il movimento operaio. E non è per caso che il primo passo era una campagna di propaganda antisemita. Ma prima o poi cominciano anche a fare degli assalti fascisti, con morti e feriti nelle file del movimento operaio. Per difendersi contro questa violenza fascista, il movimento operaio costruiva una formazione armata, il cosiddetto Schutzbund, che vuol dire la Lega per la protezione della Repubblica. Questo Schutzbund è l'ultima rimanenza dei consigli operai, però diventa subito una forza sotto il controllo del Partito Socialdemocratico. È una struttura molto burocratica che però alla fine degli anni 20 aveva fino a 70.000 operai nelle sue file. Questo Schutzbund è una potenziale guardia rossa, si può dire, ma sotto la direzione socialdemocratica diventa sempre di più un ostacolo per le attività rivoluzionarie. In realtà, austromarxisti come Otto Bauer lo dicevano apertamente, la socialdemocrazia era il salvatore del capitalismo austriaco, che cercava di stabilizzare il sistema economico e politico, calmando la classe operaia. Nonostante ciò, anche dopo gli anni della rivoluzione, esisteva un forte elemento spontaneo e rivoluzionario nel movimento operaio austriaco. Questo si vedeva, per esempio, nel luglio 1927, quando a Vienna una protesta di massa e auto-organizzata nelle fabbriche e nelle quartieri popolari contro la giustizia di classe dello Stato borghese escalava in una situazione quasi insurrezionale,
E anche 4 anni dopo, quando gli operai fermarono un colpo di Stato fascista. Però anche in questa fase, alla fine degli anni 20, all'inizio degli anni 30, il Partito Comunista, che è molto stalinista, molto legato alla burocrazia in Russia, non riesce mai a costruire un partito di massa. La sua tattica del socialfascismo era troppo settaria per convincere i settori radicalizzati nella socialdemocrazia. In questa situazione di crisi profonda, la socialdemocrazia si limitava a difendere la democrazia contro il fascismo. Ma la democrazia ormai era una assurdità, visto che la crisi economica del 1929 era così grave. Con la crisi economica, la democrazia borghese perdeva la sua base materiale. E ogni dibattito nel Parlamento, ogni contraddizione con il sindacato diventava un peso intollerabile per i capitalisti. Quindi l'unica via d'uscita per la borghesia era il fascismo e la dissoluzione della democrazia parlamentare. E per realizzare questo si doveva spaccare la testa della socialdemocrazia, come scriveva Trotsky in un testo sull'Austria. Secondo gli austromarxisti era legittimo usare la violenza per difendere la democrazia, la Costituzione, ma soltanto se la reazione attaccava, quindi come risposta a un colpo di Stato di destra, ma non 20 ore prima per evitare questo colpo di Stato. Ma alla fine, dopo anni di passività, di attentismo, la socialdemocrazia non era neanche più capace di rispondere alla reazione fascista. In più, la crisi economica e la disoccupazione di massa avevano indebolito il movimento operaio, specialmente i settori con tradizioni sindacali più forti, come i ferrovieri o i metalmeccanici. E quando il governo di destra scioglieva il Parlamento nel marzo 1933, 2 mesi dopo la presa del potere di Hitler in Germania, il partito non mobilitava neanche più la sua base proletaria. Quando il governo voleva introdurre una nuova Costituzione seguendo il modello del fascismo italiano, i dirigenti del Partito Socialdemocratico si limitavano a fare delle trattative con il regime, chiedendo soltanto che le organizzazioni del movimento operaio rimangano legali. A questo punto non esisteva più il diritto a fare delle assemblee, non esisteva più il diritto di sciopero e tutti i giornali socialisti erano messi sotto una censura molto dura. E ogni giorno venivano arrestati militanti di sinistra. In questa situazione c'erano tante sezioni del partito, dell'organizzazione giovanile, del Schutzbund, che fanno un appello ai dirigenti del partito di organizzare la lotta, la resistenza armata e di preparare uno sciopero generale. Però i dirigenti austromarxisti continuavano ad esitare, erano come il coniglio davanti al serpente. Il 12 febbraio 1934 i fascisti cominciano con l'attacco finale e soltanto una minoranza del movimento operaio, circa 10.000 militanti in tutta l'Austria, erano pronti di difendere le proprie organizzazioni con il fucile in mano. Fra i dirigenti erano pochissimi che provano di organizzare la lotta e lo sciopero generale. Gli altri si fanno arrestare o cercano di trovare un compromesso con il regime, mentre migliaia di operai e giovani, spesso disoccupati, cercano di fermare il fascismo. Però la lotta finisce tragicamente, perché in tanti casi i dirigenti locali non svelano dove sono nascoste le armi, non esiste un vero piano di lotta
né una comunicazione fra i gruppi combattivi. E il partito non riesce neanche a pubblicare un volantino per sostenere la lotta armata. Questa lotta finisce con una sconfitta, ma dopo questa sconfitta tanti militanti cominciano a trarre delle lezioni, diventano comunisti o socialisti rivoluzionari che criticano tutto il metodo dell'austromarxismo e cominciano a studiare per la prima volta Marx e Lenin. È il nostro compito di non dimenticare queste lezioni del movimento rivoluzionario, perché sono ricchi di esperienza per le lotte che abbiamo davanti a noi.